come il cittadino potrà scegliere il suo medico di medicina generale con questa riforma? Certo. Tra novembre e febbraio tutti i 3,5 milioni di cronici riceveranno una lettera a casa in cui verrà indicato il medico, la struttura ospedaliera o sociosanitaria che si candida a prenderlo in carico. Sceglierà liberamente e contatterà il gestore e stipulerà con lui un patto di cura sulla base del quale verrà realizzato un piano di assistenza individuale. Per la prima volta rispetto ad ogni paziente gli verrà costruito un vestito su misura rispetto ai suoi bisogni e verrà accompagnato nella realizzazione, senza più liste d'attesa, senza più correre ai pronti soccorsi e senza più sentirsi solo e abbandonato. Un modello che potrà diventare esempio per la sanità nazionale? Un modello che può essere un esempio per la sanità nazionale, europea e forse mondiale, perché il tema dei cronici è il tema su cui tutti ci stiamo interrogando. La regione Lombardia è la prima regione in Europa che ha costruito un modello completo e omnicomprensivo di risposta. È stata un po' una guerra di cifre, insomma, sull'adesione dei medici, non credo degli ospedali, insomma, chi ha risposto? Lei ha parlato di tutte le strutture ospedaliere, di una percentuale di medici, insomma, chi si è candidato finora? E poi che delibera avete stabilito oggi riguardo a questo? La risposta è stata una risposta importante. Hanno aderito tutte le strutture ospedaliere private, scontato quelle pubbliche, tutte le strutture sociosanitarie, moltissime RSA anche, e i poliambulatori per l'80%. Quindi tutto il mondo, diciamo, non solo pubblico ma privato, una volta capita la potenzialità di questa riforma, ha aderito in maniera entusiastica. E anche i medici di medicina generale, dopo una prima momento di diffidenza perché volevano capire meglio qual era il loro ruolo e quali erano le opportunità che questa legge metteva, che queste riforme metteva in campo, hanno aderito e stanno aderendo. Per questo oggi abbiamo definito nel 30 settembre il termine con cui noi valuteremo l'idoneità dei gestori, cioè diremo se i gestori effettivamente possono prendere in carico i singoli pazienti cronici e entro cui i medici possono presentare le loro candidature. Cioè diamo ancora qualche settimana anche ai medici per entrare in questa grande avventura che li valorizzerà. Quindi non 36%, 45%, cioè mi dica le percentuali, sì, insomma. Pare, il numero sono 2.400 medici, che è un numero uguale a tutti i medici di medicina generale dell'Emilia Romagna, questo è il dato importante, dopodiché è il 45% dei medici che non vanno in pensione tra qualche settimana, che quindi evidentemente non hanno interesse a cambiare il loro modo di lavorare pochi giorni o poche ore prima della pensione. Quindi il dato è quello del 45%, con addirittura punte all'ecco del 90%, in tutta la TS della Valpadana, cioè tutta la provincia di Cremona e di Mantova del 78% e mediamente in regione del 45%. Segno quindi che i medici hanno capito e hanno deciso di giocare questa sfida con noi perché vogliono essere i veri protagonisti della presa in carico e noi vogliamo metterli nelle condizioni di esserlo. C'è stata anche qualche opposizione, composta un rettore. No, dico che a qualche sindacato si è opposto e anche facendoci dei ricorsi in tribunale ed è legittimo. Io penso che quando la Regione Lombardia mette in campo una misura che migliora innegabilmente la qualità della vita del paziente, perché se oggi tu da solo con la tua ricettina dovevi andare a trovare una struttura in cui fai un esame e domani qualcuno lo farà per te, questo è un miglioramento. Se prima facevi le code dal medico per andare a fissare l'esame, oggi qualcuno ti definirà i tuoi bisogni e ti seguirà in tutto questo, è un innegabile miglioramento. Io penso che gli atteggiamenti scorretti di qualche sindacato che ha cercato addirittura di scrivere ai propri pazienti di non aderire a questa proposta della regione, lo trovo eticamente, per chi ha fatto una scelta di fare il medico, qualcosa di inaccettabile e un mio dovere è sottolinearlo.